Era la notte tra il 27 e il 28 luglio scorso, quando il signor Marini, originario di Fano, fu colto da un arresto cardiaco dovuto a fibrillazione ventricolare. Oggi le condizioni di Marini sono buone grazie all'intervento tempestivo degli operatori del 118 di Fano che hanno salvato la vita. Una storia dunque finita bene, che ha dimostrato la professionalità, la prontezza nel soccorso di chi opera nella sanità pubblica. Parole di assoluto apprezzamento anche dalla figlia Maria Chiara, rivolte a questi angeli della Croce Rossa, chiamati così dallo stesso Marini. Vorrei ringraziare il dottor Claudio Scaglioni e l'infermiera Romina Bocci e l'operatore sanitario che ha effettuato il massaggio cardiaco a mio padre Giancarlo Mencucci, nonché anche i ragazzi Max e Andrea che hanno aiutato a trasportare mio padre nel momento della rianimazione dal primo piano, in cui c'è la camera da letto, fino all'ambulanza davanti casa. Attualmente quali sono le condizioni di salute di suo padre? Diciamo innanzitutto è vivo, cosa che non è assolutamente scontata per quello che ha avuto, che è stata una fibrillazione ventricolare che ha portato ad un arresto cardiaco, che vorrei ricordare la prima causa di morte in letteratura della popolazione. E, al momento lui sta molto meglio e ha subito un intervento chirurgico percutaneo con il quale gli hanno installato un defibrillatore con funzionalità pacemaker, e così che nel caso in cui in futuro dovessero riavvenire questi casi di defibrillazione ventricolare con arresto cardiaco possa intervenire nell'emergenza. E mio padre è un paziente cardiopatico ischemico con problemi a livello nefrologico e anche a livello endocrinologico, perché è un paziente diabetico da tantissimi anni, quindi è un paziente difficile, quindi le sue condizioni sono sicuramente migliorate e rimangono, diciamo, delle condizioni difficili, ma per quella che è la sua malattia. Proprio per questo va assolutamente onorato e vorrei ringraziare l'operato di questi medici, del medico e delle infermiere, perché si sono ritrovati a salvare una persona con una situazione già, diciamo, difficile e compromessa da un punto di vista cardiaco, quindi questo non è stato facile.